Ash è andato a casa di Buster per giocare con lui. Sono entusiasti all'idea di fare dei giochi da tavolo. Il gioco di oggi è Scale e Serpenti. Che emozione! E Ash inizia per primo. Cinque, due, fa 7. Quindi Ash muove il suo segnalino di 7 caselle. Adesso è il turno di Buster. 8. E si muove sul tabellone. Adesso tocca di nuovo ad Ash. Oh, wow! Bel lancio! Sale su una scala. Adesso Buster. 5. Oh, cielo! È retrocesso fino alla coda del serpente. A Buster non sta andando molto bene. Ops! Ha fatto cadere il segnalino. Cosa succede? È il nonno con tanti altri giocattoli con cui giocare. Ma gli sono caduti tutti. Ash lo aiuta a raccoglierli. Nessuno sta guardando Buster. Oh no! Ha spostato il suo segnalino. Questo è barare. Oh no! L'ha spostato sul traguardo. Come se avesse vinto la partita. Ash è tornato. Sembra che il gioco sia finito. Buster ha vinto. Ash non capisce come sia successo, ma è felice per il suo amico. È strano, Buster dovrebbe essere felice di aver vinto, ma non si sente bene. Per niente. Buster ha imbrogliato. Non ha vinto in modo corretto, quindi non si sente a posto. Ma il nonno sa che l'importante non è vincere, ma divertirsi con il gioco. È il turno di Ash. Ash lancia i dadi. Wow! A momenti finiva sul serpente. Buster retrocede un'altra volta. Ci siamo! Ash ha vinto seguendo le regole. Ma Buster è felice per il suo amico. Si sono divertiti tantissimo a giocare insieme.